Ciao, bentornati. Oggi è episodio 4. Si continua Amnesia. Ecco qui. Ok, ero arrivato in questo punto un po' inquietante, dove c'è un bel cadaverino che posso un po' toccare. Il corpo ancora rigido, il rigor mortis non può essere più vecchio di un giorno. Promemoria, vediamo se c'è qualcosa. Nell'obitorio c'è un cadavere vecchio solo di un giorno. Questa informazione può essere utile per qualcosa. Trova un vaccino per attraversare la fogna in sicurezza. Ok, sì, perché poi avevamo scaricato l'acqua della fogna. Due porte. E non so aprire. C'è un raduno di nudisti. E qua c'è gente morta per la doccia. Ragazzi, ma porca puttana. Cioè, ma pure il culo. Si vede il culo. Fantastico. Necrofilia. Più che necrofilia, assaggiare un po' di carne. Sai com'è? Sai, carne variata. Guarda che carino, mi piace, mi piace. Grazie, da un po' che volevo fare sta cosa e una mia amica mi ha aiutato. Ah, sono contento. Cioè, è pure per cambiare un po', capi? Cambiare un po' stile. Qualcosa di se stessi, ci vuole. Meglio ancora quando esce bene. Ma la tua amica ti ha fatto tutto. Ti ha fatto i capelli, ti ha comprato i prodotti. Che se è stata lei a fare i capelli è stata brava, veramente. Complimenti. Ah, già, che questo è un obitorio. Questo però... Madonna. La cosa più disgustosa sono gli insetti. Quelli mi fanno schifissimo. Mi piace Noè. Allora, qua ci deve essere qualcosa. Piedi. Ma come li hanno messi? Che cosa? Ok, in questi... queste specie di scaffali non c'è nulla. Se lo meritava, quella piccola maledetta. Oh, ci sono dei fiorellini. Ah, ma sono sti cosi che fanno sti rumori brutti. Allora, ci deve essere qualcosa qua. Devo cercare. Cerca, cerca, cerca. Porca troia. Qua ci sono dei piedi. Vedo un pisellino. Mi si è scaricata la lampada di nuovo. Io ho preso la tinta, però lei li ha tagliati e l'ha applicata, quindi è stata strabrava. Infatti, minchia, ma fa la parrucchiera. Voglio finire nei per te su TikTok. Pardon? Non l'ho capita, scusa. È che ti sei mangiato una parola, probabilmente. Devo trovare un vaccino. Dove minchia io trovo il vaccino? Questo cosa diceva? Non mi ricordo. Temo per Daniel, lui è imprudente. Egli è corrotto dall'ombra che si avvicina e non riuscirà a superare il cancello. Riuscirà ad accettarlo alla fine? Amore mio, ho visto il male in lui. Come posso affidargli la verità? Che crudele ironia che io debba fare a lui ciò che Agrippa ha fatto a me. No, non lo è. Dono naturale, mi sa. Buona fortuna... per Iperte, una volta ci sono finita a casissimo. Ah, ecco, Iperte sono qualcosa su TikTok che io non conosco. Io non ho TikTok, quindi non ho la minima idea di cosa possano essere. Però tu mi hai detto voglio finire nei Iperte su TikTok. Come funzionano? Spiegatemi. Apritemi questo mondo sconosciuto. Qua c'è del sangue, delle mani. Ma una lampada più bella, no? Ci sono praticamente tre stanze. Non c'è tantissimo. C'è solo un cadavere. Ma aspetta. Sicuro che ci sono tre stanze solo? Non è che ho mancato qualcosa qua.
Ah, facciamo che accendo la luce. Qua per esempio non mi ricordo se ci sono stato. Non so se c'è un vicolo cieco. Oh, non c'è manco una cacchio di cosa per accendere. Infatti non ci sono passato. Sto andando in ansia. Minchia! Cosa? Cosa è successo? Perché tutti questi morti? Dove mi trovo? Cosa sta succedendo? Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Ok. Qua qualcuno c'è morto. Questo cos'è? Raccolto tubetto di rame. Raccolto Laudano. 2, 3 giorni adesso. È ridicolo. Perché qualcuno viene in questa stanza? Ehi, qualcuno! Sono solo qui? Aiuto! Aiuto! Sono così stanco. Se dormo mi sveglierò da quest'incubo. Se non sarà così, prego il mio signore di prendermi nel sonno. Madò. Triste come cosa. Vediamo. Qua state scrivendo cose. TikTok ha due sezioni, i seguiti, quelli che segui tu e i per te. Video scelti a caso da TikTok che ti potrebbero piacere. Se finisci li fai un botto di view e like e potresti diventare virale. Ah, ok. Immaginavo una cosa del genere. Recitazione level me contro 3. Io non so recitare, mi dissocio. Aiutami Dario, ho bisogno di aiuto. Cosa devo fare? Dimmi, di cosa hai bisogno? Chiediti sarà dato, forse. Allora, io qua ho trovato delle cose. Questa è una sega. Jigsaw è passato di qua. Non c'è molto. Qui ho trovato una cosa di rame. Il tubicino sottile di rame trovato nell'obitorio sembra far parte di un attrezzo chirurgico. Quindi bisogna trovare altri pezzi, immagino. Poni fine al mio calvario, merito solo la tortura. Ah, porca troia! È tornato Alberto. Ciao Alberto. Oggi è una bella giornata per tutti, vedo. Sì, oggi è andata bene a tutti quanti, solo che mi dispiace tanto. Non voglio che soffriate. Non meritate. Avete bisogno solo di affetto. Io qua però devo accendere la luce che sto impazzendo. Porca puttana, che ansia! Che cazzo è stato? Accendi qua. Ma hai capito? Se sto troppo tempo al buio succede una cosa del genere. Ma forse ci muoio pure. Miseria. Accendi. Ok, si deve un attimo riprendere questo qua, poverino. Mi dispiace. No, ma è inquietante sta cosa. Mi piace. Mi piace. Mi fa sentire di più il disagio del tizio. Di Daniel. Ok, strumento chirurgico. Ancora non si è ripreso però. Ok, ora si è ripreso. Fa parte di uno strumento chirurgico. Qua c'è un cadavere su un tavolo. Di solito quando c'è un cadavere sul tavolo, una cosa che si fa è una specie di chirurgia, no? Quindi immagino che ci sia qualche oggetto. Sta già un po' impazzendo. Non ho buono. Sto tizio sembra sempre sbronzo perché mi fa ridere così tanto. Ah, aspetta, no, sono due frasi diverse. Non puoi parlare così però, per favore. Comunque sì, t'ho detto. Cioè, proprio il primo titolo che ho dato a sto gioco è il posto sbornia. Perché, cioè, cazzo, guardalo. Sembra ubriaco. Il problema è che non c'ho neanche più la torcia. Tutta vestita di blu. Ma cosa? Madonna, è orribile giocare così. Ha il penino. Il penino nel senso il pisellino piccolo. Questo è acceso. Allora, facciamo così. Mi metto un angolino alla luce. Perché questo si deve riprendere, se no. Come cazzo vado avanti? Calmo, stai calmo. È tutto ok. Non c'è neanche Alfonso. Va tutto bene. Dai, fai il bravo.
Dario, parlami della termodinamica. No, prof, ti prego. Non mi fare ste domande. Sono un cazzo. È la frase che ho più usato nella quinta superiore. Allora, cosa fare? I tubi sono sostituiti di rame trovato in un obitore, sembra fa parte di un attrezzo chirurgico. Bisogna trovare. Aspetta, non è che io ho qualche oggetto che. Ma io ho un ago? No. Ah, ho fatto una siringa. Un tubetto di rame con attaccato un ago cavo. Infatti mi sembra troppo strano che. Magari se faccio una chirurgia. Non puoi penetrare nel cranio. Ma ho fatto nell'anca. E se trapano? Nessun oggetto da usare. Martello. Sasso, si può usare un sasso? Voglio usare. Madonna, però però devi stare calmo. Ah, ecco. Accendiamo la luce. Ecco qua, così stai tranquillo. My people! Tocca il pisello. Vorrei toccarlo, ma non posso. Cioè, mi dice. Guarda che mi dice. Il corpo è ancora rigidito a rigor mortis. Non può essere più vecchio di un. Mi dispiace. Più di così non posso fare. E che ne pensi dell'attuale situazione curda? Non lo so. Che boh, dovrebbero, non so, forse fare delle proteste al riguardo e farsi un po' valere, cavolo. Non ne ho idea. Non sono curdo. Ragazzi, però io sto facendo delle cose serie, non scherziamo. Qua c'è un'operazione chirurgica da portare al termine. Cioè, fai pure il rumore. Ma me lo vuoi scassare, sto cazzo di. Nada. Non puoi penetrare nel cranio. Ok, serve qualcosa per fracassare il cranio. Cosa posso usare? E boh, andiamo a cercare. Che cazzo è? Ah, è la cosa che ho buttato prima. Questo? Ah, mi sono saliti addosso gli insetti, che schifo! Beh. Magari se trovo un tizio col cranio. Aspetta, ma io dubito, per forza. Vedi, per forza lì devo farlo, sta cosa. Buonasera a tutti. Ciao Elieli, buonasera e bentornata. Come va? Spero che non sia stata una giornata di merda pure per te, perché qua ce la stiamo giocando in tre. Io ho escluso ovviamente, perché per me è stata solo una giornata abbastanza noiosa. Oh, ma qua c'era un lume, porca miseria. No, ma devo accendere tutto. Io non voglio sprecare troppe acciarini. Cosa posso usare per sfracassare un cranio? Ma una luce in più? Nulla? Sta tremando. C'è un segotto. Posso usare il segotto? Cioè, non ha senso che non posso usare questi oggetti. Questo può. No. Se me lo fa solo alzare, no. Devo raccoglierlo direttamente. Quindi no. Oh, c'è un ossicino. Oh, mi fanno schifo sti cosi, mamma mia. Io cerco. Cerco, ma non trovo. Cioè, potrei usare un martello, qualsiasi attrezzo. Ci sono tanti di quei attrezzi che posso usare per sfracassare il cranio e non me lo fa fare. E vabbè. Sparo musica house nelle casse. Ok, va bene, lo accetto. Sono contento per te, va bene. E. Bah, giornata noiosa. Anche la mia. Anche la mia vole. Ah no. Bah, giornata noiosa anche la mia. Volevo disegnare, ma niente, si vede che non era giornata. Perché non sei riuscito a disegnare? Qua ce l'ho il secotto, però, cazzo.
Sì. Se faccio tipo così. Raga, non funziona. Che due coglioni. Mi viene mal di testa a fare sta cosa. Il sasso ci ho provato già e non funziona. Cos'è sta roba? No, non mi serve. Che poi pure stanno due stanze con dei cadaveri. Non ho trovato nulla dentro. Ma ci deve essere qualcosa. Oh, cosa è successo? Ok, nient'altro? Niente da dire? Nessun oggetto da usare. Devo guardare su YouTube, signor Dario? No, no, grazie, no. Dai, non arriviamo ancora a questo estremo. Voglio ancora tenere sto record di consigli scansati. Più che altro, vediamo qua promemoria. Sembra fa parte di un attrezzo chirurgico. Ma non è che forse lo devo usare da un'altra parte, però in automatico mi dice che non posso usare nel cranio. E vedi? No. Devo per forza fare dal cranio. Ci sono due stanze di cadaveri. Cosa c'è di utile? No, bro, calmo. Calmo. Sta luce si può accendere. E così non mi aiuti, fra. Cioè, non c'è nulla. Si sta sempre cacando sotto, vabbè. Boh, provavo con la tavoletta, ma non riuscivo. Come se la prendi in mano per la prima volta e quindi alla fine mi sono scocciata. Ah, come se ti fossi un po' scordata di saper disegnare in digitale. Dai, magari domani riprendi e riesci. Si sta cacando sempre sotto questo. Ma quel barattolo strano sotto la scrivania? Questo è un barattolo speciale che mi è capitato pure, lo so, forse due live fa. Che se ci clicco sopra mi fa una specie di flashback. L'ho letto, cioè già l'ho letto due volte, questa è la terza. Temo per Daniel, lui è imprudente, egli è corrotto dall'ombra che si avvicina e non riuscirà a superare il cancello. Riuscirà ad accettarlo alla fine? Ho visto il male in lui, come posso affidare la verità? Che crudele, ironia, bla 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 bla. Niente di utile. Non serve. Magari serve un po' per la trama più che altro, però per continuare qui, per risolvere questo problema qua che ho, non mi aiuta. Sanità mentale è andata a puttane. Perfetto. Allora, tu mo ti metti qua all'angolino e ti rilassi un attimo. Forse devi fare al cadavere quello che ha fatto Agrippa. Ma il problema è quello: che cazzo ha fatto Agrippa? Fammi leggere di nuovo. Almeno l'ultima frase che... Che crudele ironia che io debba fare a lui, cioè a me, ciò che Agrippa ha fatto a me. Che cosa ha fatto Agrippa? Questo sta uscendo pure pazzo. Dai, calmo, è solo un cadavere, dai. Ah, cioè, guardando il cadavere si è calmato. Ha senso, però va bene. Ma se... Ah, no, gli oggetti qua che sono solo un po' appesi non si possono afferrare. Perfetto. Io sì, sono delle catene, non capisco da dove escono. È che io ho la sensazione che sia in una di queste stanze qualcosa che può aiutarmi. No, non ucciderla.
Beh. Vado nell'altra stanza ancora, però non credo che serva qualcosa. Forse devi fare fare il cadavere, quello che affetta Grippo. Ok, vabbè, la stessa cosa di prima. Leggo e stessa cosa, me ne accorgo. Qua che cosa c'è? No. Solo due travi così messe a caso. Per fare un po' di scena. Oh, ma che teneri topolini. La porta qua è stata sfondata però. Non posso afferrare neanche un osso da qua. No, ma da qui non c'è nulla proprio. Si vede che non c'è nulla. Ma se provassi a prendere un martello? Dubito però. Magari può servire. Sbagliato tasto. Ci provo, eh. Ah, cos'è? Cos'è? No, non riesco ad non riesco ad afferrare il martello. Voglio il martello, da. Allora. Oh mio Dio, non posso più prendere il martello, mo? Ho fatto una cazzata. No, sta cosa non posso prenderla. E mo? Va bene. Che devo fare? Devo bere? Oh, ma io c'ho il contenitore. Che ha fatto? Dai, più semplice di quel che pensi. Ecco. Hai guardato, hai guardato. Ah, il trapano ho smesso di usarlo. Non mi servirà più da oggi in poi. Anche l'ago. Credo di essere stato benedetto. Non ci sono promemoria. Yeah. Io la porta non. Puttana! Che cazzo è? Che cazzo è? Ma cos'è? Non è Alfonso. Alfonso era più fracito. Cazzo. Infatti stavo dicendo, ma io non ho chiuso la porta. Caputtana. Cioè, mo me ne devo tornare con sto mostro. Porca troia. Muoviti. Muoviti. Madò, ce l'ho dietro. Ce l'ho. Ma Madonna, ma che cazzo era? Non l'ho visto neanche. Ma secondo me era pure bello grosso. Tipo un po' come il Nemesis in Resident Evil. Dio mio. Devo andare di qua. Ok. Ci sono. Dove sto? Non c'ho neanche la torcia.
Il vaccino l'ho preso. E scendiamo sempre più giù. Scendiamo sempre più giù. Mo le fogne. Ma io c'ho lo... Ma dove cazzo c'ho l'audio? Io c'ho un audio qua. Ma che cazzo? Spero solo. Caputtana. Ok. Perfetto. Esco. Oh, dei funghi. Che belli. Madonna. Credo di essermi persa qualcosa di importante. Sì, e non hai idea. Non hai proprio idea. No, solo un trapano in testa e un cadavere. No, dai. Ma non dire bugie. Che dopo quella cosa, non solo c'è stato il trapano in testa, è infilato un ago nel cranio. Ci ho bevuto sopra dentro per vaccinarmi. E dopo mi sono trovato la porta da dove sono entrato chiusa. Stavo per uscire ed è entrato un mostro che cazzo non so come fosse. Cioè, era tipo grosso. E boh. Mi sono spaventato tantissimo. Ah sì, un coso che ricorreva a Dario. Tanto per. Cosa sta succedendo? Cosa stai facendo? Lasciami andare. Ti prego, non prendermi. Non ritorna mai nessuno. Ovviamente c'era una doppia via, come al solito. Tutto bene, insomma. Mamma mia. Mentre urlava virilmente, come il mio solito, d'altronde. E boh, qua no. Qua c'è un dubbio. Oh, ciao. Che belle le fogne. Sembra che tu sia staccato. Ma dai. Ma dove è venuto? Che poi questi mostri spariscono non so dove. Allora facciamo una cosa. Pro memoria. Un tubo è staccato e perde acqua. Ok, quindi io c'ho solo un martello e un truciolatore, un barattolo di vetro e rip. Dovrò andare di qua. Usiamo la Vinaville. Oh, magari funziona. Ecco, per esempio devo andare di qua. Qua non c'è nulla. Nulla neanche qua. Andiamo di qua. Vabbè. Aspetta che qua forse... Che cazzo è? Ma poi all'improvviso? Ma poi? Oh. Cappero. E mo? Ma io vedo sempre la luce. Scendo più scendo più vedo la luce. Ma non ho capito. E sta porta sicuramente è chiusa. Ma no. Ok. Tubi. Ci sono dei tubi. Ah, che bello, mi sono riempito la torcia. Credo sia un enigma. Uno e due. Secondo me scendi ancora un po' e arrivi in Cina.
Quasi quasi, dai, sai. Penso che siamo lì. Cosa ha detto? Le due leve controllano la macchina rumorosa. Ok. E va più forte così. Boh. Sto andando a casa, vero? E se no la rallento. Luce. Ma cos'è sto rumore fortissimo, mio Dio? Un tubo staccato e perde acqua, le due leve contro la macchina rumorosa. Ok. Mo' come faccio a capire che devo fare? Cioè, io ho solo questo. Cioè, ho la lanterna, il martello, il barattolo e il laudano. Non puoi usare l'oggetto in questo modo. Dice questo. Può essere pure, in effetti. Vabbè, questo è l'ultimo messaggio che mi è arrivato. E non ho proprio idea. Sì. Ma vaffanculo, veramente. Io non ci voglio credere, veramente, non ci voglio credere. A mani nude. Ma è normale. La ruota sta girando troppo veloce per essere bloccata. E mo serve di là il motore. Voglio piangere. Ma io stavo scherzando. vedi. Tu scherzi, però. Certe cose sono così banali che pensi, no, non è possibile. Alla fine è così. Niente. Quindi mo devo fare come ho fatto prima. Che devo rallentare. Ok, vedi, sento che è rallentato. Che ti sei perso? Ti sei perso che ho spaccato a mani nude il tubo. Dopo tutto sto tempo che stavo andando avanti e indietro a capire cosa dovessi fare.
Ma semplicemente ho rallentato le pale. E ora ci conficco il tubo. Oh ragazzi, complimenti. Che pure voi avete pensato bene. Teamworking. Ma quanto è bella sta colonna sonora. Ansia, ma molto bella. Io vedo sempre la luce, ma da dove viene? Se sto andando sempre giù. Ok, quei tubi sono tagliati, quindi forse potrebbero essere... potrebbero andare tagliati. E poi si riesce ad entrare. Tac. Vediamo che dice qua. Uno dei cancelli sbagliati sembra essere più debole degli altri. Guardate dove sono finito. Ragazze e ragazzi, top. Oh, stiamo giocando insieme, eh. Qua c'è la po... Non mi piace. Oh madonna, sta roba. Questa roba andrebbe censurata, da mettere che fa schifo. Daniel, girati immediatamente. Stai portando l'ombra con te. Ma questo è Alfonso? No, Alfonso, no. T'hanno ammazzato. No. E mo? No, Alfonso. Mi risimpa... Oh, ma qua c'è... Questo è il braccio di Alfonso. Ora c'ho una spalla su cui piangere. Ma io volevo ridere. Mi scusi, ma posso passare? È permesso? Mi scusi? E mo? Qualsiasi cosa accada, non ti girare mai. Perché? Ma tu stai guardando da YouTube? Non aprite quella porta. Era il titolo dello scorso stream. Sta salendo. Cazzo. No, la frase sotto diceva di non girarti. Ma davvero non l'ho letta. Oh Gesù mio. Ragazzi, sono morto. Ma puoi girarmi dove? Di qua o di là? È andato, posso andare? Ok, è sparita la musica. Però vedi, è sbagliata sta cosa. Perché se sparisce la musica capisco che non c'è pericolo. Verso la porta. Ah. Ups, mi sono girato. Ok. Tutto a posto. Mi ricorda il verso del Big Daddy. Ma il Big Daddy non mi faceva paura. Era tenero. Ma questo mi fa paura. Dimmi che sta parte non si incentra su questa cosa che mi devo salvare. Madò. Non voglio infartare, per favore. Daddy, cosa? Oh, ma sei stronzo? Ma te ne vai?
Ma vedete che questo rimane qua. E mo come faccio? C'è qualche sasso, qualcosa che posso lanciare? Non è quello che voglio perché è troppo grande. Spero che con quest'esca riesca ad averlo distratto. Fatto, ce l'ho fatto. Ah, fesso. Sei un fesso. Ok. Sono morto, sono morto, sono morto. Porca puttana. Madonna, devo correre, ma cosa? Ma dove? Dove cazzo corro? Oddio mio. Ma mi ha fatto prendere un colpo, ma mi sono trovato dietro all'improvviso. Facciamo una cosa, aggiungi marcature, va. Facciamo. Allora, con calma, respiro un po'. Devo respirare, ho bisogno di respirare. Ma secondo voi, visto che ogni volta che si cambia livello si scende, cosa c'è più in basso delle fogne? Il cimitero. Peccato che non ti ho risposto in quel momento, visto che stavo cagato sotto. Della serie che Eli ti aveva avvertito. Lo so. Però. Uffa. Qua dove sto, mo? Ah no, ok, devo andare di qua. Raga, ma dove cazzo sto qua? Ah, rip, niente link. Mi dispiace, scusa. Che link volevi inviare? Però è strano che me lo censura così. Ah, ma è dove sono morto? No, e no, volevo farla sta cosa. Dai, che sfizio c'è? Non. Dai, no, che po. No, sta cosa non mi piace. Non mi piace, non mi mette l'adrenalina giusta. Cioè, dovevo morire per passare. Cioè, quello facevo così. L'ansia di avere quel tizio dietro che mi vuole ammazzare. E invece no. Vabbè, ho clippato. Ah, hai mandato il link del clip. Della clip. E sei riuscito a farlo questa volta? Non c'è mai scampo. Cos'è. Cose così vivono sempre con te. Come poteva sapere che se Henry si sarebbe rivelato giù alla strada o perfino a casa sua? Così pazzo lo farebbe? Vabbè, nuovo checkpoint, nuovo livello. Cazzi e mazzi, mazzi e cazzi. Dove sto? Boh, qua in faccia. Questa è una strada buia. Qua ci sono tante porte.
Tutto buio qua dentro. Non si smuove, perfetto. Una porta scema ci doveva essere. Niente, non me l'ha fatta, mo bestemmio. Ma perché? Cioè, ieri ne ho avute 4 addirittura. Non riesco a smettere di sudare e tremare. Il rituale protettivo non era nulla di sensato. Non mi ero neppure reso conto che la prigione sotterranea fosse ancora utilizzata. Alexander fece portare ai suoi servitori uno dei prigionieri, un assassino, mi disse. Alexander organizzò tutto, ma disse che doveva eseguire, eseguire io il rituale. Porca puttana, c'ho questo che mi parla sopra. Per avere un effetto positivo, l'ombra poteva essere portata fuori strada dal sangue di un altro. Uccidere Rum ci avrebbe dato del tempo prezioso. Cos'altro potevo fare? Alexander disse che bisognava farlo. Lui mi stava salvando la vita. Non posso metterci parola. Comunque, dicevo che per le clip dell'altra volta, alla fine, no, tu non l'hai fatta solo una ed era dal cellulare. Le altre tre le aveva fatte tutte Eli. Non so come, ma le ha fatte tutte e tre lei. Non funziona, ci deve essere qualcosa di guasto nel macchinario. Quando mai? Anche qua, vediamo che cosa mi dice. Due leve all'ultimo piano non funzionano. Probabilmente c'è qualche problema con il macchinario. Ok, boomer. Non mi piace scendere di qua, sai? Ma sì, vado un attimo indietro, perché forse qua c'è qualcosa di particolare. Infatti quella è la strada giusta. Prendo questo. Qua non c'è nulla. Letteralmente non c'è nulla. E torniamo di qua. In verità ho premuto solo per farne uno ieri e non so perché sono venute fuori tre. Vabbè, basta. Hai provato a linkare un altro. Hai provato a mandare un altro link? L'ho fatta comunque. Ah, meno male. Che boh, non so che dirti cosa sto problema delle clip. Perché comunque io tutto quello che posso fare è abilitarle e basta. E non so perché ti sta dando difficoltà. E mi dispiace perché. Quasi nessuno mi fa. Cioè, nessuno mi fa le clip. Ovviamente perché sono nuovo, però. Ah, non ho più l'acciarino. Oh, eccoli. Ma uno va messo qua. Ok. Forse devi tipo dare il permesso. Ma per fare le clip. Oh, ma ho sbagliato a premere. Perché per fare le clip ho messo proprio la cosa abilita le clip che gli altri possono fare. La grippa? Ho bisogno che resti sveglio. Senti la siringa? No, non sento nulla. Alexander? Sì? Presto non potrò neppure più muovermi, vero? La tua vita è sicura? Non ne dubito, ma varrà la pena vivere? No, per pubblicare il link. Faccio. Scusate, un attimo una pausa. Cioè, pausa fasta. Ok, aspetta che sto facendo. Abilita clip c'è, ok. Ok. Ah, ma forse devo andare tipo da Streamlabs. E vabbè, dai, facciamo.
Facciamo che la prossima volta le abilito sti cacchio di link. Che ho sempre, non so, la cosa che magari qualcuno, non so, viene, non so, lascia un link che non dovrebbe. Però nel caso potrei eliminarlo, sono pure scemo. Ma sostanzialmente, Amnesia di cosa parla? Dovrebbe essere slash permit. E poi il nome, credo. Fammi vedere, perché io pure queste cose non le conosco. Fammi vedere. Slash permit. Cold. Poi fammi vedere se funziona. Comando non riconosciuto. Oh, forse devo fare tutto attaccato. No, cioè non sono capace, mi dispiace, scusami, sto fallendo male. Allora, Amnesia, cosa parla Amnesia? Ricominciamo un po'. Praticamente c'è sto tipo che si risveglia. Non so se è tipo svenuto o cosa, non mi ricordo. E si ritrova in questo castello dal quale deve uscire più o meno, credo. Vabbè, comunque pian piano trova degli indizi e cerca di capire cosa è successo prima. Niente. Praticamente c'è una sfera che ha risvegliato una sorta di demone, ha infestato tipo sto castello, credo, non so. E boh, cioè pian piano poi si scoprono cose e niente, devo salvarmi. Beh, vabbè, ah, dopo riprendere dal cadavere. Mi dispiace veramente, comunque ti ringrazio tantissimo. Mea culpa, qua c'è un cadavere. Ok, qua mi sa che siamo... Gesù Cristo. Raga, che faccio? Lo premo. Non so che devo fare. Mi fa paura. Che faccio? Mi sta chiedendo aiuto, non lo so, voglio farlo. Lo faccio. Premi. Grazie, te ne sono grato. No, Agrippa. E lui è Agrippa. Il mio nome è Agrippa, chi potrebbe essere? Daniel, come profeta gettato nella tana del leone? Dimmi, tu fai parte dei leoni, Daniel? Oh no, forse ho fatto una cazzata. Vuoi fermare Alexander? Oh mio, così dici che Babilonia deve cadere? Non dovevo farlo, vero? Ti preoccupi troppo. Alexander è privo di potere senza una sfera. Ne ha una? Non è per niente promettente. Il rifugio è praticamente impenetrabile se è presente una sfera. Un altro potrebbe romperla, ma Alexander ha rotto la sua, voglio dire la mia sfera, molto tempo fa. Raga, forse ho fatto una cazzata. Davvero, beh, se dici la verità, certamente cerca i pezzi della sfera rotta e riparala. Credo che li usi per le torture adesso. In pratica emanano pazzie e capisco che ciò sia piuttosto utile. Dovrebbe essercene sei. Guarda vicino al coro e al transetto, dovresti riuscire a trovarli lì. Non mi ha ucciso. Oh, non mi ha ucciso. Anzi, mi sta dicendo dei consigli. Oh, è bravo, è bravo. Sei un bravo ragazzo. Daniel, odio seccarti ancora, ma se davvero stai dando la caccia da Alexander, consideresti l'idea di portarmi con te? So che sembra ridicolo, cioè voglio dire, guardami, ma se trovassi qualsiasi cosa che riguarda un uomo di nome Jonathan Weyer, me la porteresti? Credo stessi lavorando un modo per aiutarmi. Una ricetta per una speciale pozione. Ok.
Agrippa, l'uomo agonizzante, cerca una dotazione scritta da un uomo di nome Johan Weyer. C'è bisogno di una sfera per entrare nel rifugio sacro. I suoi prezzi frantumati giacciono sparsi nella stanza delle torture. E guida, andiamo al raccoglimento di tesori preziosi. Ah, due leve all'ultimo piano non funzionano. Probabilmente c'è qualche problema con il macchinario. Ok. Però Agrippa mi inquieta parecchio. Ma veramente parecchio. Quale leva? Oh, quella, così tante che cose di Alexander sono rotte. Guarda, forse l'altra stanza. Non so leggere. Ci sono pezzi di macchina nascosti ovunque in questo posto. Troverai un modo per fissarla. Ma tu resti lì, praticamente. Cioè, che ho fatto? L'ho liberato? Da cosa? Oh no, non ho. Non può essere aperto da qui. Ok. Cominciamo. Può essere aperta qui. Qua che dice nelle promemorie che se c'è una porta pesante blocca il passaggio. Perfetto. Let's go. Non ho neanche così. Pane è andato a male. Io credo che ci sia un fantasma qua, proprio collocato qua davanti a me. Però vabbè, facciamo finta di niente, dai. Esce un'altra cella. Ma che schifo queste celle. Non c'è nulla. Quella porta mi sembra la porta da varcare per ultimo. Un cosciotto di carne. Una grossa fetta di carne fresca. Yam, proteica. Madonna, sta cazzo di luce. Lo so, sono già stato qui. Conosco questo sapore, il sapore della rosa damascena che offusca la verità in una debole foschia. Foschia. Un cazzo. Posso spazzar via le tracce della mia memoria, ma il mio corpo ricorda. Questi tagli parlano, anche se la mia mente resta in silenzio. Torneranno. Possono. Ok. Oh, torneranno. È una quest praticamente. Sì, sicuramente lo è. Scappa. Tu mi hai parlato di un certo Agrippa. Infatti il nome mi era familiare. E infatti ho paura. Non credo di potermi fidare. Ma se devo andare avanti col gioco, devo per forza aiutarlo. Oh. Un fantasmino qua scorreggiato. Bravo fantasmino. Ok, resta solo una porta. Ma che cazzo è successo? Oh mio Dio! Non ti dico mai bugie. Che noia la quest. Vediamo se è divertente. Magari. Presbiterio. Ci sono cose inquietanti. Quel giorno qualcosa dietro di lui morì. Guardare quell'uomo che spariva era più di quello che la sua mente voleva capire. Ma poi che cazzo di nome è Agrippa? Scusatemi. Cioè mi fa ridere. Non mi sembra così tanto inquietante. Ma sono arrivato mo', dai. Ti prego, non voglio più saltare dalla sedia come prima. Mi devi scusare, non è la mia intenzione. Allora, qua c'è un mostro. C'è un mostriciattolo che vuole ammazzarmi, probabilmente. Oh, che bello il fuoco verde! Oddio mio, che bello! Un attimo. Oh, quando mai? Oddio, che figata! Queste cose le adoro. Cioè, guarda che cazzo di figata! Tutto verde, fuoco verde, bellissimo.
Solo un altro po'. È come Orfeo che si scende, che discende dagli inferi. Stai nascondendo qualcosa? Cosa vuoi dire? Non importa. La tua intuizione è notevole. Non sono sicuro di seguirti. Non importa. È solo un mito dopo tutto. Cos'è quella cosa lì che si sta illuminando? Ti immagini quelli che danno i nomi agli NPC? Oh raga, che ne dite di Agrippa? Perfetto, fantastico. Che figo sto posto. Ecco, qualcuno che concorda con me. Atrippa. Tu non c'eri. Tu non c'eri. Tu non c'eri, cazzo. Madonna! Madonna, 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 cazzo! Cazzo! Merda! Merda! Cioè, la sua testa ha attraversato la porta! Era orribile! Era orribile! Ultimate bug, comunque. Ma devo rientrare. Ti sto odiando. Ma perché te la prendi con me? Non è colpa mia. Che ci posso fare? Ce li mettono loro i cattivi, i mostri che mi vogliono ammazzare. Io sono la vittima qui, ok? Sono io la vittima. Io sto soffrendo più di tutti. Però mi sto divertendo. Quello per esempio era Alfonso. Ah, questi bug. Oh mio Dio, da quando è che non la sento sta cosa? Ma secondo te... No, non posso affacciarmi. Vabbè, meglio così, così non mi ammazzo. Allora, vi chiedo una cosa. Sinistra, avanti, destra. Qualcuno che mi dice dove? Vai, ascolto il pubblico. Dai pubblico, vada con le votazioni. Sinistra, destra o dritto? Cold Boy, avanti. Ok, qualcun altro? Avanti, siamo a due avanti. Attenzione. Giù dal ponte. Quello sempre. Va bene, andiamo avanti, dai. Ma poi la cosa che fa cagare sotto è che si mettono a correre come dei forsennati. Ma pure tutto storto, capito? Con quella... con la bocca tutta sfondata. Che cazzo è? Raga, mi avete consigliato qualcosa di stranissimo. C'è la mano. Voglio toccare l'elettricità. Aia, chi l'avrebbe mai detto? Fa male. Il piedistallo, una depressione emisferica liscia sulla cima. Chi l'avrebbe detto? Che poi questa è una cosa fantastica, che mi devo far male per farmi annotare le cose. Una barriera mistica blocca un passaggio in presbiterio. Una porta pesante. Vabbè, questa era quella di prima. Ok. Torniamo indietro. Mo, nel frattempo che mi sto avviando. Destra o sinistra? Dove vado? Ah, qui serve la sfera, secondo me. Probabile, probabile. Solo che devo trovare i frammenti. Ma quanto è figo questo posto? Io non ce la faccio, è troppo bello. Dai, qualcuno che mi dice. Destra o sinistra? Destra, ok. Col dubbio destra. Altri? Sinistra. Aia. Parità. Parità. Dai, dai, dai. Destra, ok, 2-1. Selene, tu che ci sei? Aspetto solo te, dai. Fammi sognare. Non dire giù dal ponte che già l'hai detto, eh. Non risulti simpatica. Guarda che sono andando a destra, eh. Nessuno dice giù dal ponte, però vabbè, destra. È già stata scartata quella cosa. Guarda, guarda com'è bloccata la porta. Ah, però c'è quella porta. Ok, ok. Ma aspetta, ma mica sono venuto da qua io. Raga, come ho fatto a sbagliare? Impossibile. Non ho girato a destra. Mi sento ritardato, oddio. No, 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 io sono convinto, sono venuto da qua e ho fatto sta cosa. Ho girato qua a destra. No, vabbè. Se diceva a sinistra rimaneva al centro fino a fine live. No, no, decidevo io in quel caso. Vabbè, comunque questa è a destra. Non so come ho fatto, ma mi sono confuso, come al solito. Chi sei tu per chiedermelo?
Tutto qui, non c'è una risposta. Che cazzo è? Raccolto secchio di catrame. E zombia. Leggiamo. Il rituale di esilio sta durando più di quanto ci aspettassimo. Dobbiamo fare ciò che è necessario. Ho trascorso la mia vita a dare una mano ai prigionieri. Stare intorno a questi degenerati mi rende cattivo. Nessuno di loro prova ad affrontare la punizione con dignità. Mi insultano con le loro bugie di innocenza e le codardi richieste di pietà. Cosa fa cadere un uomo così lontano dalla grazia di un'esistenza civilizzata? Sono tutti uomini cattivi e lo ricordo a me stesso costantemente. Ringrazio Dio per avermi mandato in questi mostri sulla nostra strada, perché serviranno da strumento nella mia salvezza. Cerco di studiare diversi strumenti nella camera di tortura e imparare come si utilizzano in modo efficace. L'ultima volta è stata caotica e l'effetto è risentito della mia inesperienza. Devo essere pronto per l'esecuzione del prossimo rituale. Che belli sacrifici. Degenerati. Io ho paura che torni una di quelle cose. Ma tranquillo, ci sono io qui. Non aver paura. Torneranno più cattivi di prima. Grazie. Sei rassicurare tu, guarda. Niente ragazzi, neanche destra, non ne avete azzeccata una. Oppure, aspettate, magari. Metallo sale in buona condizione, non serve. Perfetto, non era né dritto né destra. Cioè destra che era una sinistra prima. E lì, devo andare lì prima. Sì, ci sei tu a farmi infartare. Che bel suono. Quale suono? Mi sono perso il suono. Che suono? C'è un messaggio. Mi scoccio di leggere. Dai, non... Se dovevo leggere mi prendevo un libro. Oh, ma quanto cazzo è alta sta armatura? Oh, ho perso la sedia. Vediamo se avevo ragione io. È vero, sei stata l'unica a aver detto di girare di qua. Questo metallo solido in buone condizioni in una fogna mi turba nel profondo. Dovresti essere arrugginitissimo. Ma in realtà non siamo più nella fogna, sai? Mi duole dirtelo. È tutto perso, devo ricominciare da capo. Da quando ho recuperato la sfera trovata per la prima volta da Agrippa, ho dipeso da questa per la mia ricerca. L'incidente con Wilhelm mi ha reso più impetuoso. Temendo scarsità di prigionieri, ho proceduto al rituale finale senza prudenza. La sfera si è rotta in 6 parti. Ho tentato di tutto, ma devo ancora riparare la cosa. Fino a quando non troverò un modo per rimetterla insieme, devo trovarne un altro. Sbadiglio. C'è ancora della vita nei pezzi, e anche se la sfera non è messa a posto, dovrei riuscire a salvare del potere per qualche altro scopo. Sono trascorsi secoli in vano e inizio a chiedermi se potrò ancora vedere di nuovo il mio amore. Secoli? Per quanto tempo ancora posso mantenermi in vita? Oh! Wow! Che spasso! 6 pezzi! Sì! Raccoglili tutti! Che cos'è sta cosa figa? Mi piace quello che guardo. Mi piacciono questi disegni. Non mi pento di quello che ho fatto. Non c'è nulla. Che è qua? Mi ricordava un po' la stele di Leone e il cane Fifone. Riporta la stele. L'unico mostro che mi ha inquietato davvero da bambino. Ma l'unico. Che cazzo è qua? Questa è una cosa da rituale, da sacrificio. Olio. A caso. Scusate, ma c'è qualcosa qua? Ma siamo in Albania? È la bandiera albanese quella? No, ti prego, gli incubi con quella stele. Portati una statuetta in giro da schiantare in faccia ai mostri brutti.
Non mi sembra brutta come cosa. Eli, sì, cavolo. Quella è l'unica cosa che però riusciva a inquietarmi da bambino. Non so, mi coprivo. Poi per tutto il resto mi piaceva guardare. Leone, cane, fifone, forever. Guarda, è una stella, vedi? Riportala la stella di Frocetta. Forse lei sa. Ma che sì. Questa me la porto in giro. E mi sa che neanche qui c'è qualcosa. Oh, appoggio un attimo la mia statuina qua. Allora, ci sono un po' di cose. Due leve all'ultimo piano non funzionano. Ed è quella proprio all'inizio dello stage. C'è bisogno di una sfera per entrare nel rifugio sacro. I suoi prezzi frantumati giacciono sparsi nella stanza delle torture. E dove sta Agrippa praticamente? Agrippa, l'uomo condizionante, cerca una direzione scritta da un uomo di nome Johan Weyer. Forse devo tornare da Agrippa. Una porta pesante blocca il passaggio. Una barriera mistica blocca un passaggio del presbiterio. E qua ci vuole la sfera per forza. Il piedistallo nel presbiterio ha una depressione che potrebbe contenere una sfera. Mi dissocio, diamogli un nome, Gervaso. E questa è la colpa di cui sono testimone, Daniel? Se così, in colpa te stesso, hai iniziato tutto tu questo. Mi hai mandato quella lettera in cui mi chiedevi aiuto ed è così che mi ripaghi. Come osi? No, non so, non so. Sì. No, non posso ritirare. No, la mia statua. No, dai. Che palle. Non me la fa prendere. Fanculo. Vabbè. Gervaso. Quindi gli abbiamo chiamato Gervaso. Umbare Turi. Lì ci va la sfera completa, sicuro. Ma sono imbecille, hai ragione. No, aspetta. Ma se ci va la sfera poi non la posso mettere, ci ho incastrato con la statua, che imbecille! No, aspetta, devo andarla a prendere. Cioè, devo togliere quella statua, no. Come la tolgo? Oddio, mi serve qualcosa. Ah! Oh! Un libro. I libri sono la risposta a tutto. Dai. Rip Gervaso. No, te l'ha rubata, ma chi? Ah, è la statua si chiama Gervaso. Oh mio Dio, pensavo il mostro che poi l'ho chiamato io Alfonso il mostro, quindi non aveva senso. In that moment he knew he fucked up. No, aspettate, risolvo tutto. Ah, Gervaso, ti ho preso. Andiamo. Oh, comunque Alfonso non si è fatta più vedere. Sti petali che continuano ad apparire. E mo? Bonk. Taci che poi arriva. Ma tu mi diverti però così. Ah raga, mi sa che purtroppo a Gervaso non me lo posso portare. Ho perso a Gervaso. Mi dispiace. Vabbè. E dove vado? Devo andare da Grip. Queste celle sono fatte per tenere i prigionieri sotto trattamento. Le persone che mi hanno dato a chiamare finiranno qui. Ricorda che l'imprigionamento stesso funziona da preambolo alle torture e tu devi regolarti. Non prendere nessuno prima che siano pronti. Capito? I suoni delle camere di tortura viaggiano tra quei tubi nel soffitto. Gestisci bene le tue vittime e fai in modo che il dolore di un prigioniero infonda terrore nel suo compagno di cella. Madonna, che cosa brutta. Oh, Agrippa mi metti ansia, porca puttana, mi fai paura. Ora hai Gervaso al tuo fianco, no regrets. Non ce l'ho più Gervaso, è rimasto nell'altra stanza. Chi io? Io sono Heinrich Cornelius Agrippa. Una volta ero piuttosto importante, lo sai? Il barone Alexander ha tenuto per anni la mia anima nella sua ombra di morte. Chissà quanti altri centinaia, credo. Ma vuoi un cosciotto? Mangia il cosciotto. Agrippa non ne ha bisogno. Oh, Agrippa, dai, hai fame.
Dai, arriva l'aeroplanino, mangia, mangia tutto, fai bravo. No, non mangi. Ispira rispetto in molti modi, ma cresce impaziente. Ok, sì, però Agrippa, io so che verrai ad ammazzarmi e a mangiarmi il culo. Ritroviamolo. Mi disp, non posso. Sì, Agrippa, però stai zitto, eh. Ah, depressione. Ma c'è scritto che potrebbe continuare a sfermare. Ma che imbecille, madonna. Ok, una porta pesante blocca il passaggio. Agrippa, Luma, Gonzia, cerca una notazione scritta da un uomo di dove. E mo? Quelle due leve forse sono per le porte. Non può essere aperto da qui. Boh. Provo a vedere se quelle due leve le ho sbloccate. Oh mio Dio. Facciamo che mi porto un sasso. Non si può mai sapere. Non posso prendere. Voglio prendere sasso. Vaffanculo. Ok. Proprio come a Regent's Park. Ok, qua non c'era nulla. Questa porta non si apriva. Però scusa, se non puoi usare l'oggetto in questo modo. Vabbè. Ma dubito. Dubito però. Ci deve essere qualcosa di guasto nel macchinario. Anche qua era la stessa cosa, giusto? Sì. Quando Agrippa cerca di comunicarti roba interessante col suo spirito e tu fai l'aeroplanino col cosciotto. Sì, sono un pezzo di merda. Ah, ovviamente una valvola messa così, giusto per bellezza. Ma che? Ah, ok, si possono spostare. No, niente, qua niente. Che cazzo devo fare? Mi serve la sfera. Il problema è che c'è bisogno della sfera per entrare i suoi pezzi. Fra l'uomo e Giacomo spazi nella stanza delle torture. Per me la stanza delle torture è quella dove sta Agrippa. Però ci sono due porte chiuse. Un'altra che è qui. Ho sentito tipo delle rocce che cadevano. Oh, laboratorio. E qua c'è una quarta porta. Quattro porte. Non puoi usare l'oggetto in questo modo. Secchio di catrame. Catrame appiccicoso. Cosa può servire? C'è della carne pura. Che cazzo mi serve pure la carne? Agrippa, mi dai un consiglio? Come sta andando? Una merda. Vuoi essere il mio discepolo? Il mio discepolo. Sì, ne sono orgoglioso, è così sbagliato. Sei sicuro che non vuoi il cosciotto di che carne? Una volta ho trovato un mitreo. Uno che non era stato scheggiato. Conosci il mitraismo? Credo non importi, un antico culto che costruisce templi all'interno di caverne. Le pareti scuole all'interno rappresentano l'universo e all'interno ci sono i seguaci. Umani che guardano il cielo che si trasforma lentamente. Ok. Raga, la stanza delle torture è questo. E a che serve sta cosa? No. Ok.
qua c'è qualcosa. Se prendessi, non so, uno scatolo, qualcosa. Prova a dargli da mangiare. L'ho fatto, ma non mangia. Raghi, io stacco. Buonasera. Ciao, Selen. Ti ringrazio tanto. Ci vediamo alla prossima, dai. Oh, l'ho fatto. E mo? Guarda, non mi dire che devo andare fino. Aspetta, forse devo andare da quelle leve. Parla assai Agrippa, raga. Ma tanto sicuramente mi ucciderà. Io me lo sento. Non ci si può fidare di una persona così. Dove era la stanza? Ah, era qua. Provo a vedere se funzica. Sì, ma... Saranno quelle due porte per forza. Due leve. Daniel, sei andato troppo lontano. Devo fermarti. Non posso farti andare ancora avanti. Mi dispiace, amico mio. Ma in che senso? Cosa vorresti dire? Daniel, felice di vederti. Hai aperto le porte, ben fatto, sapevo che potevi farlo. Grazie. Qualcuno che crede in me. Trovala. Dammi tempo, porca troia. Allora, mo tra poco ci avrò una specie di visione strana. C'è pure una lettera. Sento puzza di jumpscare. Sai che pure io? A corte, l'ordine dell'Aquila Nera sputava la sua politica mentre io sedevo tranquillamente al mio posto, volutamente dimenticato. Una volta ogni tanto qualcuno mi noterà e si rannicchierà prima di recuperare i sensi. Sanno tutti che io sono l'unico e lo stesso Alexander che aiutò i loro padri e i loro nonni a trovare questo grande ordine. Li ho visti prendere il posto dei loro padri e anche loro invecchieranno e moriranno, mentre io resterò la stessa persona, invecchiata non dal tempo, bensì dall'angoscia. Ok. Vediamo qua. Agrippa in canale Wire. Qua c'è un mucchio di roba da leggere. Wire mi deride dall'altro lato. Gli ho affidato il vero motivo dei miei sforzi e lui insiste ancora sul mio liberare Agrippa. Mi disgusta il modo in cui un uomo illuminato e potente possa mostrare una tale mancanza di compassione. Non riesco a separarmi da Agrippa perché è ed è stato per secoli il mio unico legame con l'aldilà. Weyer rivendica che ha fatto del suo meglio per liberarmi dall'esilio, ma che ha bisogno di me per dargli prima Agrippa così che possa aiutare anche lui. Se potesse assicurarmi il successo, gli obbedirei felicemente, ma come posso separarmi da lui se il mio ritorno potrebbe essere negato? So di cosa sono capaci, ho visto il loro inganno. L'ottimismo è un sentimento davvero disperato, ma devo trattenerlo. Devo prepararmi a liberarlo. Per liberare Agrippa senza ucciderlo, Weyer mi ha detto di dargli un tonico fatto con paralizzante Vitae e Tempter. Le muffe velenose dovrebbero fungere da paralizzatore se riesco a trovare la ghiandola interna ad un esemplare grande. Il coro sembra essere terreno fertile per questa specie. Poi dovrei riuscire a estrarre il suo contenuto con gli strumenti adatti. Le vite potrebbero essere estratte come sempre dal sangue di una qualunque delle mie vittime umane agonizzanti. Ho solo bisogno di grandi quantità per distillarlo correttamente. Ricorda di raccoglierlo durante la prossima sessione di tortura. No, dice poco. La mia sessione di tortura, se no.
un po' come se fosse la sessione universitaria. Dall'altro lato, Tempter sarà più difficile da reperire. Non credo esista in questo mondo. Scrivere la parola semplicemente con queste lettere sembra sbagliato. Credo sia una proprietà di secrezione di Karnek. Dovrò parlare con Weyer. Perché dovrà fornirmene un mucchio. Anche un pozzo ben preparato dovrebbe bastare a contenerlo. Io ho una strana sensazione che devo preparare un composto che serva per fermare Agrippa. Ho sta sensazione. No, niente jumpscare, mi dispiace. Un'azione parlando, ma ce l'ha fatta con tre ingredienti. Perfetto. Coro ingresso. Con questo gioco mi ammetto che mi sta prendendo un casino. Mi do nulla. Oh, ma qua c'è un cerchio alchemico. Ah, qua ci andava una persona. Quindi c'è agosto 1839. Le guardie sanguinarie stanno fallendo. L'ombra fa un cenno e il suo urlo disarma le mie azioni. Sbrigati, non c'è tempo da perdere. Devi ucciderne un altro. Alexander estrae un coltello, vuole che tagli io la carne. Fallo, salvati, un assassino Daniel. È un perverso, un assassino a sangue freddo. Che bello sto coltello. Sbrigati. Alexander, devi lasciarmi solo, devo concentrarmi. Dipingi l'uomo, taglia le linee, taglia la carne, guarda il sangue che si versa, lascialo andare. Devo. Ti prego, non ho fatto nulla. Dipingi l'uomo, taglia le linee. Dipingi l'uomo, taglia le linee. L'uomo urla, ti prego. Silenzio, ora dormi. Oh my god. L'immaginazione lascia. Ho fatto bene, una vita per un altro. Ascoltami, guardiano della sfera, ho fatto tutto questo per te. Ora, ancora una volta, ritira la tua ombra dalla mia proprietà. Perché si è aperta da solo? Raga, non posso accendere la... Ti prego no. Io non guardo. Alexander, non abbiamo molto tempo. Lo sento, dobbiamo agire velocemente. Farò qualsiasi cosa necessaria. Nel dubbio. Ok. Raga, erano solo allucinazioni. Niente di più, niente di meno. Questo si droga, io l'ho detto. Ma guarda qua dove mi hanno messo la... L'acciarino. Si scende. Tanto per... Coro sala principale. Vabbè dai, non è successo nulla. Non vi spaventate. Ameno. L'interdito. Ameno. Che cazzo è? Non mi sto muovendo io. Gesù. Quali sono le mie intenzioni, Daniel? La salvezza, quella che apparteneva a te. Ma adesso puoi solo cercare una vendetta mal risposta. Come giustifichi la tua violenza? È per il bene più grande? Stai facendo un favore al mondo?
Sei tu che hai causato tutto questo dolore, questa morte. Niente di tutto questo sarebbe successo se tu avessi accettato il tuo destino e ti fossi sottomesso alla sfera quando l'hai scoperta la prima volta. Madonna, non vedo un cazzo! Ragazzi, non ho idea di dove stia andando. Ah, l'ho visto dietro di me! Merda! È dietro! Ah! Cioè, ma... No, aspettate. Aspettate, aspettate un attimo. Cioè, io sto leggendo. No, quello sta parlando. Io sto leggendo. Devo essere attento a quella cosa. Nello stesso tempo mi hanno messo sto stronzo vicino. E che mi ha visto pure. Porca puttana. Io direi di andare di qua. Ho visto un ponte. Mi dispiace, Coldboy. Oggi stai soffrendo parecchio. Ecco il ponte. Sangue non manca mai. Che cazzo sono sti rumori? Non ho idea di dove sia. Ok. Madonna, ma è immenso sto posto. Come cacchio faccio a capire dove devo andare? Cioè, se mi finisce la torcia sono fottuto. Oh Gesù. Oh madò. Oh mio Dio, è qua vicino. È qua vicino. Madonna. Dov'è? Non lo vedo. Si è buggato, raga. E mo? Ma se mi avvicino? Che cazzo sta succedendo? Mio Dio. Non correre. E chi cazzo ha corso? Oh, è stato fantastico. È stato fantastico. Però il problema è che sono tornato al punto di prima. Però è stato fantastico. Ne valeva la pena. Belli sti bug. Fantastici. Ti migliorano la giornata. Ma sai che forse ho capito come faccio. Ah no. Ma che è quello? Però penso che capisco dove si trova quando i lampadari si muovono più o meno. Credo sia per quello.
Ma porca putta! Ok. Cioè, ma visto, ma visto, cioè, non lo so. Sembra quasi di giocare a Slender. Però non sto impazzendo per il buio. Ah, quella torcia che... Cioè, quella torcia l'ho messa quando sono morto. No, vabbè. Come mi nascondo? Odio la mia vita. Vabbè, pazienza. È un problema a quel punto, perché non so come nascondermi. È tutta una strada dritta, ma con insetti. Non ci sono colonne per nascondermi. Eppure è pure più veloce di me, non posso scappare, non posso fare nulla. Devo solo nascondermi e sperare in bene. Sembrava il verso di Togepi quello. Riprovo ad andare dritto così perché non so dove nascondermi. Mi trova, mi trova. Non ti girare. Ci credete che un mattone di una pietra per terra mi ha deviato il percorso. Chiudiamo per sicurezza. Accendiamo qua per sicurezza. La ruota va bene per mantenere la tua vittima ferma durante la procedura. Possono essere legati alla circonferenza o semplicemente tirati, legando gli arti e i raggi al cerchione. A questo punto tutti gli strumenti sono utili e puoi gestire la tortura come vuoi. Ma il punto forte della ruota sono gli spazi vuoti. Quando è deciso che la vittima deve morire, puoi ridurre in pezzi gli arti con un martello, rimischiandoli nella struttura. Mio Dio. Ma moriranno, intendo troppo velocemente. Ah, ho capito, poverini. Non preoccuparti, il corpo umano è molto più elastico. Possono sopravvivere per giorni fino a quando alla fine soccombono. Questo, signori miei, è uno dei tantissimi motivi per i quali non vivrei mai nel Medioevo. Chiudo sempre la porta, non si può mai sapere. Io sto ancora camminando in ginocchio. Ah, questa è una delle tante ruote che usano per torturare le persone. Perfetto. Gli arti dell'assassino vennero legati ai raggi della ruota. Giravano la ruota lentamente, ma
Ma volutamente così la corda avvolta intorno alla sua gamba stendeva e rompeva le ossa. Non aveva più forza per urlare. I due uomini si scambiavano uno sguardo d'intesa, presero un martello e colpirono il torace della vittima in un atto finale di pietà. Ma devo girare? Cioè, sto facendo bene? No, mi sa che non serve a nulla. E che devo fare qua? Qua c'è un martello. Oh! Hai raccolto un pezzo di sfera, wow! Ottimo! E sul colore violaceo. Ma devo tornare indietro! C'è da piangere qui. Appunto, come faccio a nascondermi in posti del genere? Forse lei sa. Provo a vedere se andando di qua ci sia qualcos'altro. Magari un'altra porta per qualche altro posto. Ma da dove viene? Io non vedo nulla. Sento che è vicino però. Mo non lo vedo. Magari se vado di qua. Vado di qua. Ma che qua potrebbe esserci qualche altra porta. Ma di qua, vai. Ma quanto è grande sto posto? Ma posso salire qui? Oh! Fantastic! Solo che non so dove sto andando. Ma mica sono tornato indietro. Non mi dire. Oh mio Dio, sono tornato indietro. Ho fatto il giro. Ho fatto il giro. A questo punto ritorno qua. Oh. Prendi. Ok. Ma il problema è dov'è? Ah, misericordia. Oddio, se... Che cazzo era?
Questa parte non mi piace tanto, eh. Io vado, gente, alla prossima. Ciao, Cold Boy. Ti ringrazio tantissimo, ci vediamo alla prossima. Oh. Il tessuto è abbastanza bombe, deve essere possibile aprirlo rompendolo. Entra! Il traditore non sapeva cosa pensare del bullo sfacciato perché fu costretto ad entrare. Solo quando il calore del fuoco iniziò a scottargli la pelle e a cuocergli la carne, si è accorto che doveva essere la sua tomba. Ah, mi sta facendo vedere praticamente i tipi di torture che c'erano. Le sue urla di dolore echeggiarono all'interno della camera di ottone e passarono attraverso lo strumento complesso che era la testa del bullo. Gli uomini furono fuori, sentirono l'urlo penetrante del bullo. Ho sbagliato a premere. Oh. Oh. Inquietante sta cosa. Ci banana, ci banana, ci banana, ci banana. Vedo se c'è qualcosa di interessante qui. Qua per forza si dovrebbe trovare una sfera. Oh. Però la sensazione è che sono quasi alla fine, non so perché. Oh. Oh, eccola. Cos. Ok, raccolto un pezzo di sfera. Più di così non posso aprirlo. Il problema è che non so quante cose ci sono da trovare qua, proprio in questa zona. Può essere solo due. Trovala, cosa? Ok, questo è un precipizio. Non voglio accendere la luce. Qua acchiappo quel maledetto. Sarà tipo dietro di me. Vado.
Ok. Credo di aver fatto. Oh, non lo avevo visto. Va bene. Non mi ricordo cosa ci fosse qui. Ah. Nulla praticamente. Incredibile, hai trovato la ricetta di Wire. Ah, così, eh. Agrippa, l'uomo organizzato, vuole un tonico specifico fatto per salvarlo. Bello mio, ti tengo d'occhio. Ma c'è l'acqua. Ma che devo fare? Non credo ci sia solo acqua, eh. Quello è il problema. Resti raccolti. Sì, ma facciamo che lascio la porta chiusa lì, eh? Aiutala. Trova un modo. Ah, qua c'è un'altra porta. Transetto. Transetto. Non capisco a cosa sei servito. A procurarti dei resti di ossa. Cos'è sto posto così satanico? Quanto ancora, barone? Quanto ancora credi che resisterò? Uccidimi adesso! Uccidimi! Questo, preparalo. Oh. C'è nessuno? Non ho la luce. Oh. Madonna, ma quante cose di tortura ci sono qui? La tortura mi spaventa. Oh, ciao. Il
Il rapitore si sedette sulle sue ginocchia mentre lei aveva le mani legate dietro la schiena. Lei sentì che le mani si sollevavano insieme al corpo. Le spalle cedettero al peso del suo corpo e scricchiarono rumorosamente. La donna sospesa urlava istericamente mentre gli uomini pensavano al passo successivo. Oh, che cosa orribile. Ah. Ci sono altri due punti, quindi penso che ognuno di essi... Oh. Boh, andiamo di qua. Forse qua trovo i resti della sfera. Madonna. Ecco qua un altro ancora. Siamo a 4 pezzi. Ah, porca puttana. Questo è orribile. Questo è orribile. Mamma mia. Lo stupratore era appeso sotto sopra. Le sue lacrime sporcavano il sangue che scorreva dalla sua pancia. La sega tra le sue gambe si era piantata sul fianco e non si sarebbe spostata più. Gli uomini indietreggiavano e aspettavano che la vittima si dissanguasse. Ma io non ci voglio credere che successa davvero cosa del genere. Porca puttana. Che brutta immagine. Ah, mamma mia. Dai che corro. Non ho più luci. Cioè, a parte quella che ho preso Madò, io proprio le torture sono la cosa che più mi fanno paura. Ma cioè, solo il pensiero di tutto quel dolore. Lasciami andare, ma animale! La gabbia è pronta. Bene. Tu sei un uomo. Come puoi prendere parte a questa cosa? Sta bene? È uno dei malvagi, non prestare attenzione alle sue bugie. Cioè, come venivo incastrato? Non sono un uomo cattivo, è stato un incidente. Ha dato fuoco a un uomo. Non è stata colpa mia. Perché nessuno mi ascolta? È orribile. Naturalmente abbiamo a che fare con mostri qui. Madonna. Raccolta scatola contenente le scatole. No, no, ti prego, farò qualsiasi cosa, tutto quello che vuoi. Farò qualsiasi cosa, sono innocente. Oh. Il piromane continuava a piangere mentre veniva calato su e giù per il palo. Non ci volle molto per spezzarlo. L'avevano destinato alla morte, ma la tortura stava funzionando oltre le loro aspettative. Non era il metodo, era il piromane che era diverso dagli altri. Potevamo fargli dimenticare di nuovo. Siamo a 5. Ma aspetta, una volta che cioè, potevo farlo già da prima. Vabbè. Ah, sono andato su tutti, ok, qua. È l'unico punto. Oh mio Dio, di nuovo sto quadro. Mm-hmm.
Questa musichina sottofondo mi sta mettendo non poca ansia. Io quel quadro lo continuo sempre a fissare. Fammi vedere qua. Sei tu, amore mio, che mi manchi di più, o forse sono io. So cosa sono diventato, non sono cieco, sono un mostro per loro. Un sultano demoniaco appollaiato sulla cima di una montagna oscura. Posso fare ben poco per redimermi. L'aquila di Erapiteme, dopo la sconfitta della volevo, è solo una questione di tempo prima di chiedere la mia testa su un vassoio. Devo andare via da questa terra. Questa volta deve funzionare. Se non posso tornare a casa, adesso devo morire. Note sulla tortura. Ci sono molte cose da dire sulla tortura. Mi ero immaginato che la reazione che avrei avuto dalle vittime sarebbero state individuali. Per fortuna non è così. Gli umani hanno tutti un approccio molto simile verso il dolore fisico e il terrore della previsione. Non posso sottolineare abbastanza l'importanza del trattenere le vittime prima di procedere. Anche la creatura più timida può esplodere in attacchi di violenza in cui la forza supera il coraggio. Se si ha la giusta attenzione nel violare la vittima, ciò non dovrebbe essere un problema, ma ostacolerà anche l'effetto che cerco. Quindi le fasi giuste da seguire sono trattenere la vittima quando è ancora stordita, procedere presentando il tipo di tortura che stai per iniziare e per continuare con l'azione in corso. Il punto della presentazione è infatti infondere terrore. La mente umana è estremamente efficiente perché si innescherà un meccanismo di paura maggiore semplicemente immaginandola. Mentre si provoca dolore, assicurati di evitare danni massivi poiché risulterà più efficiente se il processo può essere prolungato. E inoltre provoca il dolore a dosi, se possibile con pause per far calmare il corpo. Se stai frustando o tagliando la vittima, colpisci una volta, aspetta che il dolore si attenui e colpisci di nuovo. Fin quando il corpo soffre, continua a produrre vite e riempire il sangue con le sue priorità. Solo con un'attenta esecuzione la vittima renderà il massimo effetto. Se la vittima non si comporta come ci si aspetta, è probabile che rovinerà tutto. Prima che questo accada, dagli la bevanda amnesia e riprova in seguito. Raccorto corda. Ok. Farta di canapa. No, ho sbagliato tasto. Vabbè, buonanotte. J. Note. Note sulla tortura, no. Non mi ricordo come devo fare certe cose. Ah. Veleno ghiandola. Secchio di catrame. Ehi, buonanotte. Oh mio Dio. Non posso essere come da mano. Secondo la navigazione, il tonico deve essere fatto con attenzione. Boh. Ma cos'è che fa sto rumore? Che ci stanno gli uccelli qua, i corvi? E giro giro tondo, casca casca il mondo. Ma vada.